Franco Zorzo, che è il sindaco di Tombolo in provincia di Padova. Si può parlare di un caso Tombolo che forse però è in via di risoluzione? C'è stato un problema per quanto riguarda i trasferimenti del suo comune, no? Beh, chiamarlo problema è un eufemismo, nel senso che da 1.097.000 euro che prendevamo quando governava la Lega, adesso il governo Monti ce l'ha passati a 62.000 euro, quindi ha azzerato praticamente, ha espulso dall'Italia il nostro comune, perché è un comune che paga 24 milioni di euro di sola IRPEF e non riceve ora più nulla dallo Stato. Questo tutto per il fatto che il suo comune è riuscito a raccogliere tutta l'ICI in un solo anno. Sì, questo è l'elemento scatenante, cioè il governo dei professori, dei matematici, ha usato una formula sbagliata dal punto di vista del rispetto e anche rispetto della dignità, del virtuosismo, di cui il nostro comune è un'eccellenza, per cui coloro che erano riusciti a incassare tutte le tasse, probabilmente in altre parti d'Italia ciò non avviene, e tutte nell'anno di riferimento venivano penalizzati con uno zero nell'anno successivo nel calcolo dei residui. Questo ha determinato un taglio drammatico, cioè l'azzeramento dei trasferimenti. Quindi tutto grazie a un errore della nota metodologica usata dal governo. Però forse qualcosa si è mosso in questo momento. Diciamo che la Lega naturalmente ha protestato su questo fronte, mi ha permesso di entrare in contatto anche diretto col ministro Grilli, il quale ha assicurato di prendere dei provvedimenti dal punto di vista tecnico, di verificare cosa è successo. Poi aver fiducia nella politica romana è un'altra cosa, per cui fino a quando non avremo una risposta, spero positiva, non posso dire che si è risolto alcunché. Però ha già detto che lei restituirà tutto e anche di più. Certo, questa è la dimostrazione che la Lega quando fa delle promesse poi le mantiene, nel senso che le tasse sono state aumentate per salvare il comune, le scuole, i servizi socio-assistenziali dello stesso territorio, torneranno nelle tasche dei cittadini qualora il governo ammettesse l'errore e restituisse ciò che ci ha indebitamente tolto.